and the craftsman and the entrepreneurship based on craft can dialogue and talk to each other. Okay. I think on the one hand, you've got makers who just do things because it's what they want to do, because it's what they're excited about. They want to make things because it's what makes them happy. But at the same time, these people can be really inspiring for the movement of entrepreneurs, people who want to turn this into a business, because you've got examples of people who are just passionate about making stuff, maybe building on some craft traditions, but then moving that forward so that it appeals to other people, or doing something a bit differently, making things where they inspire other people inspire them, so it builds up and up and up. And I think it doesn't have to be just amateur people on the one hand and big professional people on the other hand. There's actually an interesting mix where you get entrepreneurs and sort of amateurs coming together and making new things, building on each other's ideas. So, sintetizzando, questi due mondi in realtà non sono due mondi separati, perché il mondo degli imprenditori e degli artigiani può imparare innanzitutto dalla passione e dalla remunerazione identitaria che ottengono le persone, gli amatori che si mettono a fare cose, dal blogger a quello che fa che produce vestiti in proprio. Tutti questi amatori che stanno iniziando a fare cose, a connettersi insieme in rete, sono innanzitutto inspiring, no? Dice David, possono essere un modello non soltanto un modello economico, ma un nuovo modello del fare. E allo stesso tempo non vede questa grande separazione fra i mondi, perché i nuovi modelli economici, nuova imprenditoria deve poter assorbire queste forme del fare all'interno e professionalizzarle e assorbirle all'interno dei propri processi produttivi. It doesn't necessarily start off with a focus on economic value, because it can just be about people doing things because it's what they want to do. But that passion translates into economic value, because you've got, I think people can sort of see within stuff that's made, if it's made by somebody who's really passionate, they really care about the thing they're making, they want to do it really well, then that does lead to economic value, because the thing that they've made is just better than somebody who cares less, or is just made in a factory by somebody who doesn't care so much. That care leads to something that people can see and that they're willing to pay money for, I think. L'idea della trasformazione del valore economico, di questa passione, la passione che le persone mettono nel fare le cose, non c'è una relazione diretta fra la passione e la trasformazione in valore economico, però c'è un valore economico, perché quando le persone fanno cose, le fanno bene, le fanno con passione, le cose che fanno, e le raccontano anche bene, le cose che fanno sono semplicemente migliori di quelle che trovi sul mercato, e questo prodotto, le persone saranno più disposte a pagare di più qualcosa che è fatto meglio, ha dietro una storia ed è di migliore qualità rispetto a qualcos'altro, e soprattutto si distingue rispetto alla massa degli oggetti. Quindi il valore economico è poi insito nella qualità delle cose che queste persone fanno. Is that the question? Yeah. Uh-huh. It is becoming difficult for people to just continue doing traditional things in the traditional way. There's still some kind of market for that, perhaps. And it's not that those people have to totally change what they do, but there is a sort of need to take tradition as being a kind of platform which can be built on, not just tradition as something we did in the past and we hope it's going to continue to be successful. Because in some cases that can work, in some cases it doesn't work. To a certain extent, we need people who can innovate and build on the traditions of craft and making, but then lead that into something new and inspiring to new generations as well. So dipende molto dal prodotto che fai, ma sicuramente, essendo sempre di più le persone che che iniziano a fare, si stancano del consumo passivo, dovrai per forza in qualche modo sempre di più integrare queste pratiche, questa cultura del fare, che non è soltanto più una cultura che appartiene a chi produce le cose, ma questa cultura del fare appartiene a chi le consuma.
che vuole prendere parte. Quindi dipende molto dal tipo di mercato, perché in alcuni casi tu potrai continuare a mantenere il tuo mercato e a produrre cose nella maniera tradizionale, ma sempre di più è in crisi il modello di produzione tradizionale, di consumo tradizionale, soprattutto di consumo tradizionale.